Ci siamo anche oggi, un saluto, buona serata agli amici che ci seguono in diretta a radio e anche con il web per il nostro sito internet su ciaocomo.it. Ancora lo sport protagonista e questa sera ancora ragazze che sono venute a trovarci dopo la scorsa settimana. Sono tornate a trovarci anche altre tre ragazze della Como 2000, capitanate dal capitano che è qua con noi questa sera, Laura Fusetti. Ciao Laura, buonasera. Un saluto a te, un saluto anche a Francesca e ad Elisa, giovani che compagne della Como 2000. Ciao ragazze, e tra poco ci sarà anche il mister, ovviamente, che abbiamo lasciato solo momentaneamente in panchina, per così dire. Allora, innanzitutto buon pomeriggio, grazie di essere qua. Ciao Como, iniziamo dal capitano, Laura. Va Inizi tu? bene, Buon pomeriggio. buonasera a Ciao, tutti. ciao. Allora, iniziamo da un primissimo posto in classifica e questa è la cosa bella, importante, no? Ottenuto proprio domenica. Sì, esatto, domenica abbiamo avuto una partita importante, abbiamo giocato contro il Meda che ci aveva già battuto in Coppa Italia e diciamo che abbiamo avuto l'occasione per andare in testa al campionato visto che l'Inter ha perso dei punti contro l'Orobica e quindi per queste 2 settimane diciamo ci godiamo il nostro posto in classifica. Como 2000, lo ricordiamo, campionato di calcio femminile di Serie B quest'anno, e stavo dicendo prima, scherzando col mister, che non era abituata a vederti in questa posizione di classifica, visto che nelle ultime stagioni non è stata. Quest'anno invece sembra sta andando tutto bene. Sì, esatto, diciamo che gli ultimi anni Merito anche del soprattutto. mister? E come fai a dir di no? No, dicevo, merito anche del mister, Ah sì, cioè, beh, il visto che è mister è quello qua. che ci dà modo comunque di dare il meglio di noi stessi, quindi ovviamente se vinciamo è anche merito suo. Comunque gli ultimi 2 anni soprattutto a Como sono stati un po' difficili, eravamo in Serie A ma diciamo che le 6 retrocessioni erano difficili, non eravamo al top della nostra forma e quindi diciamo che non ho mai visto la parte alta della classifica da un po' di anni, quindi guardare anche solo su internet o sul televideo di essere nei primi posti in classifica è un po' emozionante, diciamo, però. Assolutamente sì. Laura, senti, quali sono le tue caratteristiche? Sei il jolly della squadra, oltre ad essere il capitano. Giochi dove ti fanno giocare, giochi sempre bene, mi dicono, è vero? Vabbè, diciamo che io mi metto a disposizione dove c'è bisogno, comunque io cerco di dare una mano. Sin da piccolo ho fatto un po' di ruoli, ho sempre giocato a centrocampo, ma è da 3 anni a questa parte che per necessità sono diciamo scalata in difesa e quindi ora il mio ruolo è questo e cerco di fare del mio meglio. Allora, Laura, quando hai iniziato a giocare a calcio? Come hai iniziato a giocare a calcio? Dicevamo la scorsa settimana anche con le tue compagne che sono venute a trovarci, che a volte uno quando dice, beh, gioco a calcio, vieni guardata un po' male. Come mai? Perché? Di solito appunto ci sono. Invece, dove è nata la tua passione? Chi te l'ha trasmessa? Come nasce? Come nasci Allora, calciatrice? io andavo a vedere sempre a domenica mattina mio papà che giocava a livello amatoriale e quindi diciamo che mentre aspettavo che lui si preparasse, poi dopo la partita si facesse la doccia, io prendevo in mano il pallone, iniziavo a palleggiare, quindi diciamo che da lì ho insistito e chiedevo sempre a mio papà, mi porti a giocare, mi porti a giocare e all'inizio voleva sviare questa cosa, poi quando è arrivata la primavera ho detto papà, adesso mi devi portare per forza all'oratorio a giocare. Quindi da lì ho iniziato a giocare con i maschi e Sì, perché poi. l'inizio è sempre con i ragazzi, Sì, vero? diciamo L'inizio che è quando ho bello. iniziato io non c'erano ancora i settori giovanili che partivano già dalle piccole nel calcio femminile, quindi sono andata a giocare con i maschi, anche se devo dire che secondo me fa tanto giocare con i maschi perché hai già un'idea diversa del gioco del calcio, sai già che devi farti rispettare, non tanto dai tuoi compagni che se vedono che sei brava e tutto ti venerano un po', diciamo, però gli avversari, diciamo, non la pensano allo stesso modo e quindi devi farti rispettare, già da piccola devi un po' lottare e soffrire. Va bene, allora, grande capitano, davvero direi persona abbastanza carismatica. Sentiamo anche le tue giovani compagne che ti hanno accompagnato, sia Francesca che Elisa, molto più giovani del molto, più Io ho giovani, 19 anni, 19 esatto. anni. Sei giovane, assolutamente sì. Allora, Francesca, da dove arrivi? Sei comasca, giusto? Sì, Sì, sei? arrivo da Lomazzo. Sei di Lomazzo, e come hai iniziato a giocare a calcio? Per quale motivo strano hai iniziato a giocare a calcio e Ma non a pallacanestro, a pallavolo, che ne in so, gym? realtà a me il calcio, cioè non ero neanche più di tanto appassionata. È successo che alle elementari,
Stavo giocando nel cortile e è passato di lì un signore, un vecchietto. E niente, doveva costruire una squadra e l'ha incuriosito vedere una ragazza, una bambina, giocare a calcio. E quindi mi ha proposto di andare a giocare nella sua squadra. E ho iniziato a giocare in questa piccola squadra. Poi cosa è successo? Che all'età di 12 anni è arrivato un osservatore da Como che comunque andava in giro a cercare ragazze. Ha iniziato a Lomazzo, quindi, giusto? Proprio? No, a Cadorago. A Cadorago, ok, sì. E quindi c'era questo osservatore che si trattava di andare a cercare ragazze per conto della Como 2000 e quindi poi non sono andata a Como. Sei andata a Como, esattamente, perfetto. Elisa, tu invece sei varesina, giusto? Sì, io sono di Samarate. Sei di Samarate, invece ecco Laura, tu sei di? Rescaldina. Rescaldina, quindi sì, so, anche tu sei da parte varesino-milanese. Più o meno. Esattamente, so, voglio dire, fate qualche chilometro, sia tu. Abbastanza. Elisa, anche tu come sei messa? Sì, veniamo giù insieme. Ah, venite insieme. Ma la nostra macchinata. Ah, anche tu ti aggreghi a loro? Sì, ah, beh, certo. Perfetto, andate assieme. Ci divertiamo anche. Ah, bene, perfetto. Ok, molto bene. Elisa, dicevo, allora, tu invece come parte questa tua passione per il mondo del calcio? Io sono sempre stata appassionata per colpa del papà. Tifosa di? Dell'Inter. Tifosa di? Tu? Milan. Di Milan, tu? Juve. Vabbè, perfetto, abbiamo tutto il panorama calcistico italiano. Elisa, prego. Mi sono appassionata per colpa del papà, che mi ha passato la passione per l'Inter e quindi ho iniziato a giocare a calcio. A 8 anni sono riuscita ad andare in una squadra maschile con il piacere della mamma, che ho dovuto smettere di fare ginnastica artistica. Immagino, per Bacco, che delusione che hai dato alla mamma, assolutamente sì. Quindi a 8 anni ho iniziato con i miei amici del mio paese, all'oratorio, fino a quando ho potuto, a 14 anni ho giocato con i maschi, quindi, per poi passare alle ragazze. Dopo 14 anni li ha gallarate. Ruolo, Elisa? Difensore centrale. Centrale, quindi stopper sostanzialmente. Sì, quello che si dice. Ecco, esatto. Francesca, tu? Io fascia. Fascia? Però... Difensore di fascia? No. No, centrocampista? No, fascia. Anche fascia. Anche... Ah, ok, perfetto. Ok, molto bene, perfetto. Ragazze, e questo primo posto? Ve lo aspettavate? Così detto. Vabbè. Sì. Le possibilità, secondo me, guardando la squadra ce l'abbiamo. Poi è ovvio che dire che non puoi mai aspettarti qualcosa. Puoi avere un obiettivo, un'ambizione di arrivarci, poi se ci arrivi. Però penso che stiamo lavorando bene e possiamo raggiungere buoni risultati se continuiamo così. Tu Elisa come la pensi? Come la vedi quest'anno, insomma, questo campionato della Como 2000? Tu arrivi dal Tradate, giusto se sì, non sbaglio? Sì, ho fatto 4 anni a Tradate in Serie B. E quest'anno sono passata a Como e abbiamo una bella squadra e possiamo puntare in alto. Poi se riusciamo a raggiungere gli obiettivi tanto meglio. Capitano, meglio non pronunciarsi per il momento, meglio godersi, vivere la giornata, giusto esatto, capitano? Sì, non dobbiamo mai perdere la concentrazione e dobbiamo sempre cercare di lavorare al meglio, anche perché rimanere in vetta è sempre difficile, quindi meglio rimanere coi piedi per terra e pensare a continuare su questa riga. Perfetto, allora vi ricordo, allora oggi in diretta radio, in diretta con il nostro web, abbiamo qua le ragazze della Como 2000, Francesca Ariella, Elisa Stefanoni, giusto? Stefanazzi, scusa, e Laura Fusetti, che oggi ci accompagnano appunto nel nostro appuntamento dedicato allo sport, calcio femminile, Serie B, Como 2000, prima in classifica, e complimenti davvero a queste ragazze, ma a questo punto facciamo entrare anche il mister, così almeno lo presentiamo. Laura, ecco, anzi Elisa, scusa, lascia il posto a mister Cincotta, Antonio Cincotta, eccolo qua, perfetto. Il mister beato tra le donne, mi viene. Beato tra le donne, da diversi anni. Mi viene da dire, non so quando poi alla domenica o al sabato dici tu giochi, tu stai fuori, quanto sei beato e quanto ti vogliono bene. Però è vero, complimenti mister, no davvero, grazie. Scherzi, complimenti perché insomma sei riuscito a portare la squadra davanti, è presto, è prematuro, come diceva il capitano. Sì, grazie per i complimenti, che non posso che girare a loro, sono frasi tipicamente di circostanze degli allenatori, però la verità, viviamo in un mondo in cui la verità viene sempre nascosta, soprattutto in questi giorni politicamente complessi, è difficile sapere cosa è giusto e cosa non è giusto. Quello che preferisco dire però, ha come fonte la totale sincerità, è che il club mi ha messo a disposizione una rosa che ha il dovere di puntare in alto e penso che queste ragazze, a prescindere da chi possa sedere sulla loro panchina, siano capaci di,
di primeggiare in questo girone. Quindi insomma, dai, sei ottimista e fiducioso di queste ragazze che a quanto pare ti seguono anche molto bene. Sì, sono valide e possono vincere con me o senza di me. Ok, con te ovviamente. Beh, te lo auguro anch'io. Assolutamente sì. E tra l'altro mi pare di capire che queste ragazze, appunto, venendo da Rescaldina, Samarate, vabbè, Lomazzo, che è relativamente vicino, Francesca, non è che voglio dire che è dietro l'angolo, voi vi allenate a Pontenambro tutte le sere. Non è che si fanno dei bei chilometri, c'è una bella passione di queste ragazze. Sì, hai ragione, è la chiave che spinge tutte le ragazze, è proprio la passione. Questo però è un grande stimolo per chi allena, per chi fa parte dello staff tecnico, perché vuol dire che tu devi dare sempre qualcosa in più, perché per meritarti persone che fanno un'ora e un quarto e vengono in campo lavorando come se guadagnassero €1 milione, tu sei tenuto ad ottimizzare l'allenamento e sei tenuto a dare non il meglio di te, ma il meglio del meglio di quello che ci sia in giro, perché le ragazze se lo meritano. Perfetto, beh, mi sembra di capire, ecco, una cosa molto importante, parliamo solo un attimo ancora di te, Antonio, anche perché prima di arrivare a Como hai avuto esperienze importanti, tra l'altro anche in America hai allenato, giusto? Ho fatto un po' di esperienze, ormai sono 7 campionato anni americano. Di calcio femminile. Com'è il livello in America? È un calcio molto fisico, è un calcio bello perché c'è un bel seguito. Ma è più seguito che in Italia? Sì, beh, in Italia, dicevamo la scorsa settimana con Cascarano e con l'altra compagna che è venuta, siete insomma, diciamo, quelle di seconda fascia o terza fascia, vi sentite le cenerentole, no, del mondo del calcio? Del mondo dello sport. Dello sport. Vabbè, ma ci sono alcuni sport femminili dove tutto nicchia, sommato, esatto, ma il calcio, Antonio, dimmi tu, visto che eri nato in America. No, la tua affermazione è quanto mai vera, il calcio femminile gode di poca attenzione, è molto difficile capire quali sono i motivi, da dove parte ciò, la verità è che servirebbero maggiori fondi e che questi fondi venissero investiti correttamente in attività di marketing, quindi è tutto da modificare, è tutto da migliorare, in America è meglio, in America c'è più attenzione e in America c'è anche una preparazione culturale sportiva delle calciatrici che è sicuramente migliore. Allora, abbiamo ospitato qualche mese fa, ancora eravamo nella stagione scorsa, alcuni allenatori, pallavolo femminile, pallanuoto femminile, basket femminile, oggi ci sei piegato, che ovviamente hanno a che fare quotidianamente con le ragazze. Certo. Mi dicevano i tuoi colleghi che la difficoltà è quella a volte di farsi accettare, di avere anche quel carisma, perché poi una volta che le ragazze ti accettano, danno tutto il meglio di, però se non ti accettano sono guai. È vero, Antonio? Un'analisi difficile, una domanda da $1 milione, poi tu la fai davanti alle mie giocatrici, quindi... Sì, infatti lo so, ti metto in imbarazzo, è difficile rispondere. No, lo so. Diciamo che l'allenatore di sport femminile, però questo è veramente... Ma deve essere tecnico o psicologo? Secondo me non puoi insegnare sport se non hai un profilo tecnico di alto spessore, quindi puoi essere un bravo psicologo, ma a quel punto fai lo psicologo. E al contempo è vero però che se anche una grande preparazione tecnica devi renderti conto delle esigenze del calcio femminile e di quello che accade magari all'interno dello sport in rosa. Anche solo il fatto che una calciatrice per X giorni al mese abbia il ciclo è qualcosa che comunque è diverso dal settore maschile. E qui parlo di fisiologia e non di psicologia. Quindi sicuramente è diverso. La verità è che con le ragazze sei comunque... adorato, come dicevi tu, se dai il meglio di te, ma al contempo sei sempre sotto esame, però se sei una persona preparata, seria, che ama le sfide, questo essere sempre sotto esame ti sprona a dare sicuramente qualcosa in più. Ma tu quando devi dire a una che non gioca, come fai? Cioè, non do spiegazioni, non gioca. No, ho capito, cioè sei così... Sì, non do spiegazioni. Ragazzi. Io penso che si debba essere a disposizione, no? Io quando giocavo ero a disposizione, se non giocavo mi rendevo conto che già quella scelta... Non devi giustificare, insomma, allora la scelta è tecnica. Se c'è soltanto una motivazione comportamentale, tipicamente prendo un colloquio da calciatrice con i dirigenti del club e comunico che è qualcosa che è al di sopra della natura tecnica. Solo in quel caso do delle spiegazioni. Oh, ragazze, allora sorride il capitano. No, beh, secondo me. In effetti, con quel mister è difficile poi dire. No, poi... però ogni tanto dare troppe spiegazioni, poi magari non so, uno dice: ah, beh, allora fa niente, la prossima volta vi fa giocare. Invece, così, secondo me, se uno vede che non gioca. Tutto sulla corda, esatto, Laura, sì, secondo me è giusto così perché se non si è competitive, poi alla fine non si riesce a migliorare, non si riesce comunque a dare il meglio di se stesse. Quindi, secondo me, è meglio così.
Allora, Laura, capitano da Como 2000, senti, dicevo con il tuo mister, siete purtroppo nel mondo del calcio le ultime. Come ti senti tu in questo mondo dove tanti, assurdamente poi, se vuoi, portano a casa tanti di quei soldi da far paura, e invece per il calcio femminile, ma non parlo della Como 2000 specifico, per il calcio femminile in generale, e dire che c'è per esempio anche Cabrini, che non è proprio, mi sembra, l'ultimo arrivato per cercare di portare, magari, non so, un po' di attenzione, però purtroppo non mi pare che anche lui sia riuscito a fare granché. Diciamo che ci danno sempre false speranze, ci dicono che un giorno avremo più visibilità, poi magari per un anno ti fanno andare su Rai Sport, poi l'anno dopo non c'è più perché non ci sono più soldi e tutto, quindi ormai secondo me uno se vuole giocare a calcio, cioè noi calciatrici lo facciamo soprattutto per passione, poi ovvio comunque spendiamo dei soldi, facciamo sacrifici, però credo che la chiave per godersi al meglio questo sport è divertirsi e comunque continuare con la propria passione. Quindi poi un gran divertimento e una grande passione, Laura, giusto? Mi sì, pare queste di secondo questo. Me sono le chiavi fondamentali, perché se uno si aspetta di guadagnarci i soldi che ci guadagnano... Tu lavori? No, io sto ancora studiando. Stai ancora studiando? Sì. E come fai a conciliare le cose? Ce la fai? Per ora sì, però secondo me è difficile, soprattutto per chi lavora, anche perché facendo... comunque anche solo orari di ufficio, 5:30, poi magari sei lontano, ora che vai a casa, di sfilaborsi. Vabbè, allora sono contento oggi di aver fatto venire qua, abbiamo fatto fare un viaggio anche abbastanza lungo, ma siamo molto contenti di avervi avuto qua, felici e contenti, comunque sorridenti ovviamente, dopo il primato in classifica. Tu come fai, Francesca, a abbinare... Stai cercando lavoro, quindi... Ho fatto una piccola esperienza in Svizzera, però... Però, anche lì c'è crisi. Assolutamente sì. Va bene, tu mister invece vieni da Milano, mi dicevi, quindi sì, anche per te. Sì, chilometri sono tanti anche per me, però insomma mi riaggancio al discorso appena affrontato dal capitano. L'altra faccia della stessa medaglia sarebbe non fare nulla, perché non ci sono fondi, eccetera, eccetera. Ma hai soltanto una vita e devi fare quello che ti piace, quello che ti fa sentire vivo. Questo ci fa sentire tutti vivi e lo facciamo senza sapere se nelle nostre tasche entrerà mai qualcosa. Wow, vi facciamo ritornare ancora, poi magari più avanti, ovviamente, che ci fa molto piacere dare spazio, ovviamente, visibilità alla Como 2000 anche all'interno appunto della nostra emittente, anche ovviamente online, perché ormai il mondo è diventato quasi online, quindi ovviamente ci fa piacere riospitarvi qui. Intanto un grosso in bocca al lupo anche Lisa, così almeno, ecco, perfetto, ci sei anche tu, così vediamo anche te, ecco, perfetto, possiamo quasi chiudere il nostro incontro di oggi con, le ripeto, le ragazze della Como 2000. Felici, contente, sorridenti, ovviamente Elisa, Francesca, Laura, il capitano, ovviamente, e mister Antonio Cincotta. Che cosa vi aspetta? Adesso le prossime partite? Allora, innanzitutto? Abbiamo una gara molto difficile settimana prossima contro il Milan femminile, contro il Milan Ladies. E ci aspetta semplicemente di vivere ogni gara come se fosse una finale, perché se dovessimo fare bene... Dove la giocate, mister? Partite, dove la giocate la partita col Milan? La gara col Milan la giocheremo in trasferta, in casa. Fuori casa, ok. Sì. Quindi sabato prossimo? No, sabato prossimo siamo fermi perché c'è una pausa per le nazionali. Ah, quindi dopo, la settimana dopo? Domenica dopo giochiamo con il Milan. Ok, perfetto. Quindi il 13 di dicembre. Sì. Quindi andrete a giocare da capoliste, quindi questo è molto andremo importante. Andremo a giocare da capoliste, onorando la nostra... Tra l'altro Milan tu l'hai mica portato in Serie B l'anno scorso. Esatto, quindi sarà un... Troverò le mie ex giocatrici, che stimo moltissimo, sarà anche molto emozionante per me, perché abbiamo condiviso una bella esperienza e le stimo molto e ho un ottimo rapporto. Molto bene, perfetto. Allora abbiamo conosciuto oggi alcune delle componenti di questa formazione, che davvero sembra aver ritrovato una nuova giovinezza, questo calcio 2000, questa Como 2000 del calcio femminile, dopo che lo scorso anno, tu Laura c'eri l'anno scorso, e purtroppo non è andata decisamente bene, è stata una stagione dove però tra l'altro tutto sommato non è che avete poi così demeritato alla fine. No, diciamo che ci siamo svegliati un po' tardi. Vi siete svegliate tardi, quindi dici anche un po' di colpa vostra sicuramente. Sì, quello sicuramente. Poi il campionato era difficile già di suo, però si può sempre fare meglio e noi diciamo che ci siamo un po' lasciati andare. Senti, ma la Serie A ti piacerebbe? Sì, diciamo capitano. Che vabbè, la speranza è l'ultima a morire, quindi ovvio che dopo essere stata 4 anni in Serie A, ritornarci sarebbe bello, poi magari si vedrà. Francesca?
Serie A ti piacerebbe? Sì, ma piacerebbe a tutti. Ok, beh, certo, sicuramente sì, questo sarebbe un bello stimolo, ovviamente. Lisa? Ovviamente. Ovviamente sì, dopo la Serie B la Serie A adesso. Tu non hai mai giocato in Serie A? No, io no, quindi finora solo la Serie B, ovviamente. Vabbè, mister, allora affidiamo a te queste ragazze simpatiche e brave a quanto pare. Brave, molto, brave. Molto brave anche tecnicamente? Assolutamente. Ok, perfetto, ci fidiamo, eh? Assolutamente. Come fai a dire il contrario? Come fai a dire il contrario? Assolutamente. Un grazie e un in bocca al lupo alle ragazze della Como 2000 questa sera, appunto, graditissime ospite qui a Ciao Como nel nostro Sport Magazine. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, ragazzi. Grazie anche ad Antonio, il mister della Como 2000. Ciao a tutti, buona serata.